Nel 1830 fu fondato un villaggio in Russia. Questo villaggio divenne luogo di streghe e maghi. Secondo un'antica leggenda, 5 persone di un villaggio vicino decisero di scoprire cosa stessero facendo questi stregoni in questa città. Dopo una breve ricognizione, i 5 uomini tornarono a casa. Dopo un po' di tempo, però, tutti e 5 morirono in circostanze strane. Prima di morire, raccontarono ciò che avevano visto. All'inizio sembrava tutto normale. Tutte persone alle prese con la loro vita quotidiana. I 5 uomini notarono una strana creatura in mezzo a tutta quella gente. Era molto simile a un essere umano, ma al posto dei piedi aveva degli zoccoli e delle lunghe corna che sporgevano dalla sua testa. Una volta entrati, i 5 uomini si accorsero che quel villaggio era segnato da una linea bruciata. Ad un certo punto, tutti e 5 persero i sensi e si risvegliarono al di fuori del villaggio, nei pressi di un fiume. Nel 1920, tutti gli abitanti di quel villaggio scomparvero. Molte di quelle case furono bruciate. Attualmente ne è rimasta solo una in piedi. Ci sono voci terribili su quella casa. Infatti si dice che in questa casa viveva una strega che fuggì prima di essere uccisa. Un famoso cacciatore di fantasmi decide di visitare questa casa. All'inizio sembra tutto tranquillo. Lo youtuber a quel punto decide di andare a visitare altre stanze. In una di queste trova una buca. La buca però è troppo stretta per poterci passare e quindi lo youtuber decide di mandare giù una telecamera. Dalle immagini si può notare un teschio con le corna. Lo youtuber a quel punto decide di recuperare quel teschio. Una volta recuperato, all'interno di uno dei lobi del teschio trova una piccola candela. Ormai notte fonda, lo youtuber decide di sdraiarsi su una piccola brandina situata in una stanza, lasciando la telecamera accesa. A un certo punto si può notare uno strano macchinario con una ruota che incomincia a girare come se qualcuno l'avesse toccata. Lo youtuber si sveglia di colpo e incomincia a sentire anche dei rumori strani. Quindi decide di alzarsi e andare a controllare le altre stanze. Questo è ciò che riprende. Degli oggetti incominciano a cadere e ad un certo punto si può notare che lo youtuber viene preso da una forza invisibile e tirato per i piedi. Lo youtuber si rialza e decide di concludere le indagini, quindi va nelle varie stanze e raccoglie tutti i suoi strumenti. Credo che questo sia uno dei video più spaventosi che ho visto finora. Il video finisce qui e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.